Non sono uno scrittore che aspetta che l'ispirazione gli caschi sulla scrivania per chissà quale grazia ricevuta. Innanzitutto perché non lavoro su una scrivania e scrivo sempre o in cucina o nei bar, in particolare in un bar. E poi perché mi piace andarmela a cercare, mi piace andare ad ascoltare le persone, rubare. Io poi veramente si tratta di rubare. Io rubo molto, rapino letteralmente e poi sulle cose che qua e là riesco a captare e che hanno il potere di innamorarmi, costruisco le mie storie. Per Sette Diavoli è andata esattamente così. Io passeggiavo in un quartiere, il quartiere Carmine della mia città, Brescia, che è il quartiere in cui la storia è ambientata, e sono entrato in un bar, in un'osteria, e c'era una signora anziana, messa non benissimo, che davanti a un bicchiere di vino apparentemente vaneggiava, raccontava cose, io non so nemmeno se raccontasse storie che le appartenessero, storie che lei avesse vissuto, però raccontava. E io mi sono seduto e ho cominciato ad ascoltare quello che lei diceva. E più la guardavo, più mi convincevo che lei fosse Egle, fosse la protagonista del mio romanzo. Per cui dopo un po' di tempo, sono stato lì con lei un'ora. Sono uscito precipitosamente dal bar, sono andato a casa, mi ci sono chiuso per 3 mesi e poi è nato Sette Diavoli. Sette Diavoli è la storia del coraggio di una donna che vuole arrivare fino in fondo, che non abbassa la testa, che non abbassa lo sguardo e che nel momento finale riuscirà a fare abbassare lo sguardo perfino a Dio. Non tanto perché ha una verità superiore alla sua da raccontare, quanto perché, a differenza di Dio che scappa, balbetta e non risponde, lei una forza ce l'ha, che è quella di farsi e di fare tutte le domande.